70 miliardi di euro, questo è quanto costerà all'economia britannica la Brexit nei prossimi 5 anni. Sono conti proprio del governo britannico, annunciati dal ministro delle finanze Philip Hammond, il quale ha detto che nelle settimane dopo il referendum c'era stata un po' di confusione, così si è espresso, sullo stato dell'economia del Regno Unito. 70 miliardi di costo dovuti soprattutto a una crescita più bassa di quanto si era previsto, ai quali poi si aggiungeranno un'altra quarantina di miliardi che sono necessari, sempre secondo il governo britannico, per rafforzare la struttura amministrativa pubblica, perché gli attuali funzionari ministeriali a Londra non sono abbastanza formati, sostiene il governo, per gestire questo processo complicato. La prima vittima di questi costi imprevisti sarà il Servizio Sanitario Nazionale, che versa in difficoltà e proprio sul quale i Brexiters, cioè l'UKIP e i conservatori che a favore dell'abbandono dell'Unione Europea, avevano molto insistito dicendo no, con la Brexit vedrete avremo più soldi, i soldi che risparmiamo, che non diamo in Europa, potremo investirli nel Servizio Sanitario Nazionale. Cosa che invece, ha spiegato il ministro Hammond, non potrà succedere, almeno per i prossimi 5 anni. Come la Gran Bretagna pensa di affrontare questa situazione? Cercherà di diventare, per quanto possibile, un paradiso fiscale, ma non è una cosa così semplice. È un grande paese, ha delle banche, importanti, ha un sistema imprenditoriale, oramai antico, quindi non è tanto facile rendere davvero un paradiso fiscale, ma comunque si cercherà di attirare imprese e capitali in questa maniera. Per le classi più deboli ci sarà qualche aiuto, la Premier Theresa May l'ha promesso, ma Hammond ha fatto delle cifre e non si tratta di grosse cose. Quindi insomma, i conti erano stati fatti male, la crescita prevista in Gran Bretagna non ci sarà e bisogna poi vedere quando sarà attivato il processo Brexit, quando sarà terminato, cosa succede, perché la Gran Bretagna, uscita stremata dalla Seconda Guerra Mondiale, si era ripresa negli anni 50-60, soprattutto dal 73 fa parte dell'Unione Europea, quindi la Gran Bretagna che noi tutti conosciamo, la grande forza economica che ha, è nata all'interno delle regole dell'Unione Europea. È nata grazie all'accesso ai mercati finanziari che essere dentro l'Unione Europea consentiva. Ora, la Gran Bretagna del dopo 40 anni di Unione Europea, in sostanza, è una sconosciuta, deve inventarsi una nuova forma, deve inventarsi una nuova economia, deve inventarsi nuovi rapporti commerciali con gli altri paesi, ed è tutta una cosa ancora da scoprire e che non parte certo con i migliori auspici in questo momento.